E bello a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Ale Beni 86, chi non muore si rivede, eccoci qui ancora con il football. Allora, oggi qui nuovo video che devo andare a fare una cosa, ho detto la condivido con i ragazzuoli, quindi X. Partiamo con gli onori di casa, salutiamo il socio Angelo Bove, Demis Boscherini, canale YouTube Superior Dead, passate e iscrivetevi. Poi gli altri due ragazzuoli del gruppo di Football Fan Club Italia, dove anch'esso vi invito ad iscrivervi, e l'altro nostro gruppo Facebook, la prima community in Italia di UFL, UFL Italia by Regiomi Sport. E anche lì apro e chiudo parentesi, ragazzuoli, mi state scrivendo tu, cioè per carità, io se riesco rispondo a tutti. Ale quando esce, Ale quando esce, Ale quando esce. Allora, io sono admin della prima community in Italia, ma non lavoro in Strikers, quindi quello che so io lo potete benissimo sapere anche voi, informandovi sul web. Cosa, cioè seguendo i canali Twitter di Strikers, seguendo la pagina Twitter dell'amministratore delegato, il CEO di Strikers, Eugene Nashilov, dove lui posta, sono molto, mol a livello comunicativo sono molto in gamba, comunicano molto con la community, hanno un canale Discord e tutto quello che io so e cerco di riportare sul gruppo insieme all'aiuto del socio Demis e Angelo è che per adesso hanno fatto vedere quello che vedete sul gruppo e 99 su 100 prima della Gamescom, perché ho ricevuto la risposta direttamente dall'amministratore delegato che 99 su 100 non avremo una demo prima del Gamescom. Il Gamescom si tiene ad agosto e quindi fino ad allora ci saranno i video che pubblicheranno sui loro social, che sia Instagram, che sia Twitter, che sia canale YouTube, degli eventi del diario. Più di quello io non so dirvi, ragazzuoli. Quindi aspettiamo. Siamo in tanti, non abbiamo ancora il gioco tra le mani, siamo più di 800. Ho fatto il sondaggio apposta per vedere se arriva più gente da PES e più gente da FIFA. La gente, i pessari sono quelli che si sono più rotti i coglioni di PES, di football, e quindi siamo 70% pessari e il 30% che gioca a FIFA. Aspettiamo e quando avremo novità pubblicheremo sul gruppo. Allora, detto ciò, continuiamo i saluti, poi mi dimentico chi è. Marco Arcani, Luigi Guazzieri e Andrea Angirillo, canale YouTube Games Noob Academy. E poi nuovo saluto per Alessandro Nistico, Itaipnos su YouTube. Allora, oggi siamo qui con il football perché cosa voleva fare il vostro Ale Benny? Avendo completato un po' di obiettivi, sono arrivati altri GP e ammontiamo a 120.080 GP. Cosa volevo fare? Andare a rafforzare un po' la squadra prima della partenza della seconda stagione, sperando che Konami fissi e giri un po' meglio il football. Chi voglio andare a comprare? Vuole andare a comprare il vostro Ale Benny 86 secondo voi? Allora abbiamo preso CR7 in avanti con Neymar, Dybala, Romario, siamo messi bene in difesa con Alaba, Varane, Pujol, si sono messi bene. È arrivato anche Rudiger. Andiamo a prendere proprio lui, Pogba, con 120.000 GP. Onnipresente. Andiamo a metterlo in mezzo al campo insieme a Locatelli. Adesso poi vi faccio vedere come è impostata la squadra. Ho fatto solo una partita, sono sincero. Un pelino meglio mi è girato. Niente di che, però, confronto a prima, un paio di giorni fa, un pelino meglio mi è girata la squadra. Allora, noi giochiamo con Allegri contropiede veloce, lui c'ha 45 e già 5 punti vanno lì. 1,91 per 84, dov'è carente Paul? Allora, controllo del corpo a un pezzo di legno, 58. La resistenza la dobbiamo aumentare, l'accelerazione è un bradipo, accelerazione e velocità. Vabbè, andiamo a vedere quanti punti esperienza riusciamo a dargli, a che livello possiamo portarlo da 81. Vuoi ingaggiare Pogba? Ingaggia. Alla corte di Ale Benny 86 il polipo Pogba. Ok. Obiettivo completato, avrò preso anche dei punti di football. Ok. Opzioni giocatori. Blocchiamolo.
Avanti, vediamo se riusciamo a livellarlo un pochino. Allora, 28 livelli a Pogba. Allora. Non lo so se ne ho, perché mi sa che avevo livellato CR7 al massimo, mi sa che non ho un cazzo di niente per livellare il polipo, eh. Dove sta il polipo? Eccolo qua. Vediamo quanto possiamo farlo crescere. Opzioni giocatore, aumenta di livello. Ah no, ne ho. Ma glieli do tutti al polipo. 27, 28, livello massimo. Allora, diamogli 100 che fotte sega. Ok, livello massimo il polipo. Andiamo a vedere come possiamo giostrare per farlo girare bene, eh. Ok, livellato subito al massimo così, cambia la carta perché è un giocatore 5 stelle. Adesso. Progressi giocatore. Allora, prima cosa da fare è competenza del stile di gioco. Noi giochiamo contropiede veloce, quindi portiamolo a 95 che va bene. E abbiamo ancora 48 punti di progresso. Torniamo indietro. Allora, qui. Allora, tiro. Allora, lui cosa deve fare? Lui deve fare più la fase offensiva, servirmi il trequartista, le punte sulle fasce, passaggi filtranti, perché difendere mi interessa più sul difensivo il mediano, lui fa il CC. Quindi passaggio. Allora, prima di tutto velocità perché è un morto che cammina. Accelerazione. Allora, che parametri aumentano? L'offensivo. All'accelerazione, il controllo del corpo, ok. Sali, 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 sali. Ok, così va bene. Anche 72, poi gli diamo velocità. Velocità, potenza, tiro e resistenza. Ok, così. 15 punti ancora, dove cazzo glieli possiamo dare? Potenza tiro 90, spacca la porta se la piglia. Poi dribbling. Passaggio serve tanto. 87 siamo. È un bel gioco, è un bel gioco giocatorino, Pogba secondo me. E poi dribbling. Glieli diamo tutti qua. Così va bene, accelerazione ancora. Ok, più di così, accelerazione. 80-73. Sì, lasciamo così. Passaggio alto, 87, passaggio raso terra, 83. 89. 89. Poi in campo con gli altri, con l'intesa squadra, potrebbe arrivare a 92 CC. Allora, lasciamolo così. Comportamento offensivo 82, difensivo 53. Sì, cazzo me ne frega del reparto difensivo. Così è bello completo dappertutto, a parte l'accelerazione, però più di così non si può fare così. Niente, lasciamo così. Andiamo ad aumentarlo. Usa i punti 89. Ok, obiettivo completare. Esegui i progressi. Andiamo a riscattare tutto. Andiamo a metterlo in mezzo al campo. Paul Pogba. Allora, riscattiamo, che siamo qua. Riscattiamo gli obiettivi. Che siamo a 78 di 100. 77. Ok, 200 punti di football. E i settimanali, cosa mi dà? Altri 200 punti di football. Ok, formazione. Allora, cosa ho fatto? Ho provato a mettere Alaba mediano. Oh, gira bene. Gira bene, ragazzuoli. Neymar trequartista, ho rimesso dentro Romario, perché Zaniolo, io non so chi dice che, vabbè, poi ognuno dipende come gioca. Per uno può essere forte, per me no. Per
me Zaniolo, per come gioco io, no. E quindi ho detto, avevo Neymar qua come SP e l'ho messo al posto di Zaniolo trequartista. Vabbè, Neymar lo posso mettere pure in porta, che io, cioè, proprio non per essere presuntuoso, ma mi trovo da, è il miglior giocatore, è il bug di PES, è il bug di football, Neymar, se uno lo sa usare. E ho rimesso Romario punta 98 con Ronaldo qua e Dybala di qua. Poi qui avevo Zaccaria e mediano Locatelli. Ho avanzato CC Locatelli e Alaba, che ce l'avevo terzino sinistro al posto di Roberto Carlos, l'ho messo mediano. Adesso cosa faccio? Adesso faccio così. Aspetta, dov'è? Nelle riserve. Pogba. Qui. Poi lui lo mettiamo qui e lui lo mettiamo qui. 92 arriva. Ok. Pogba 92. E lasciamo lui a fare il terzino sinistro, Alaba. 2575. Vediamo come gira la squadra. Oh, sì, lascio tutto così. Andiamo a vedere. Facciamo un partitozzo. Campionato di football. Non ho più giocato. Andiamo al match. Vediamo chi mi becca. Ho fatto l'evento contro la Roma. Ho preso Smalling. Contratto al buio. L'ho svincolato subito. Avversario trovato, latenza al massimo. Super Elo. Attenzione. Super Elo. Mi sembra che, non so se anche quest'anno è un pro player, ma è un pro player. Prendiamo l'imbarcata sicuro, player fortissimo. Allora, le maglie le lasciamo così, se no la divisa della trasferta del Napoli. Possiamo metterla rossa. E noi la mettiamo nera. Che attenzione, alle Benny contro Super Elo. Vediamo come sono piazzati i miei di condizione. Allora, Dybala, normale, tutti normali. Pogba su, la difesa sta bene. Oh, andiamocela a giocare così. Prendiamo un'imbarcata sicuro. Pro player come piazzato. Andiamo al match. Non mi ricordo con che squadra giocava Super Elo. Ma lo ricordo. Ho un vuoto. Però so che è un pro player. Di serie B forse. Alle All Scars contro Super Elo Team, attenzione. Pogba subito così. Capisce tutto. Attenzione. Forte. Cambia il parziale fortissimo su Perino adesso. E tu. La sblocca lui quando sono passati 5 minuti del primo tempo. L'ho annullato, non me l'ha preso. Ronaldo, che dice? Capisce tutto, Locatelli.
Di bala non va, attenzione, parto il conto. Fuori gioco di rientro di Romario. Attenzione, Superilo in pausa. Attenzione, la schillata con Neymar, si riaccentra. Lo capisce. Si impazziscono i giocatori, non si capisce una sega. Attenzione alle schillate con Neymar. No, punizione da qui con Neymar, questo me la griglia adesso. No, per non andare sempre in pausa però. E poi che cazzo sta facendo? Non sta facendo niente per smorzare i ritmi della partita. Attenzione, vediamo se riesco a chiamarglielo all'ultimo. Vedi, seleziono il secondo giocatore per vedere se lo muovo, tira con l'altro. Mi è andata bene. Madonna che non mi ha fatto caricare la cartella. Dove è passata? Dammelo! Non mi dai giocatore. C'è troppo input lag. 2-0. Vabbè, ma non poteva essere altrimenti, è fortissimo. Oh, Dybala. Ho capito una sega, ho questi cazzo di rimpalli, diventa ingiocabile. Neymar, attenzione, anche lui lo sa usare perfettamente. È andata a vuoto. Brivido. Passaggio profondo per Cardi. Intervento fondamentale. Arriva Cristiano Ronaldo. Qui può partire il contropiede. Dall'altra parte me ne devo andare. Ah, colpo di lag pure. No? Polipo. Dai, che palle quando gli passa così a un millimetro. Capisci
finisce tutto il poli. Anche lui però. Bella. Che buco però, come si aprono. Che passaggio è? Ma che passaggio è? Ho detto rientra con O'Neill. Fa sedere, attenzione. Finito. 2-0. Sta andando bene. Dybala. Aia. Dai che l'ho capita, porca troia. E questo gli devi sparare, mo. Cappellato per fortuna. Tu già dove cazzo vai? Dammelo però. Perché rimane così? Marcos Llorente non va. Attenzione che lui sa i bug. La mi varrà. Che la mette forte al limite dell'area piccola. No, chiama. Ma porca troia, guarda te se gliela deve tirare addosso. No, niente. Non riesco a fare un cazzo. Passaggio è Paolo Dybala, porco Diaz. Oh. Prova lo schema. Niente, c'ho ritardo ancora nei comandi. Mamma mia che... Niente, niente, la tirano addosso ai suoi, oh, cazzo ci devo fare. Lui è forte, ci manca lo script, cava, pure a favore. Cercano un'azione veloce. Mamma mia, che controllo di merda.
Sì, pure il padre. Sì, vabbè. Gol della bandiera. Campo il vagato forte, grande De Gea. Prova la screma. Al limite dell'area, la mette in mezzo forte tesa. Qui c'è CR7, no, Romario. Attenzione. Eh sì, mi deve fare il controllo per forza. Porca troia, che gioco di merda, madonna mia. Cos'è? Ma porco di... Dai, cazzo. Devo andare a sbattere addosso ai miei. Ma cioè, vi rendete conto? Porca troia, oh. Parti di Bala. Che cazzo ti fermi? Non andavi in fuorigioco. Tienilo che gliela dà. Avevo annullato. Bella lì, ragazzuoli, è finita 4-1, ma ci potevo fare un cazzo. Buon, con questa qui chiudo il video. Pogba l'abbiamo preso. Vediamo il 16 come gira sto cazzo di gioco. Un saluto a tutti dal vostro Alebeni86 e alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzuoli.